Buon pomeriggio, ben trovati. Da questa sera l'avete sentito, soldati in tuta mimetica tra i ragazzi che popolano la Movida di Napoli, come deciso nell'ultimo vertice in prefettura. Dopo l'inquietante sequenza di episodi di violenza, arriva anche l'esercito a tutela della sicurezza. Anna Testa. A partire dal quadrilatero della Movida di Chiaia e su tutto il lungomare Caracciolo, ogni fine settimana, a partire da stasera, verranno effettuati servizi congiunti da parte delle forze dell'ordine, della polizia municipale e dei militari impegnati nell'operazione Strade Sicure. Il pattugliamento è previsto dalle 18 alle 4 del mattino. La decisione è nel corso del Comitato Provinciale per l'Ordine e per la Sicurezza Pubblica, convocato dal prefetto Pagano dopo gli ultimi episodi di movida violenta in città. Il Comune di Napoli, dal canto suo, ha annunciato sinergie tra i commercianti interessati e i comitati dei cittadini su un insieme di regole condivise che possano creare condizioni di migliore fruizione degli spazi cittadini. È previsto anche un pattugliamento a piedi sul lungomare nella zona dei Baretti di Chiaia per blindare maggiormente l'area interessata. Una parte della città appunto blindata nel fine settimana per scongiurare raid violenti di giovanissimi che, armati di coltello o pistola, seminano il panico tra i loro coetanei. Recente lo scontro tra due baby gang sul lungomare. Un sedicenne di Chiaiano è stato accoltellato in una rissa ed è finito in ospedale. Nel quadrilatero della movida notturna invece un 19enne è stato avvicinato da altri due giovani con i quali aveva precedentemente litigato. Allo schiaffo sferrato la vittima è stata ferita con un colpo di pistola. La polizia ha rintracciato l'aggressore. Si tratta di un 15enne, figlio di un boss del centro storico.